eccellenze enogastronomiche e solidarietà. Bagno di folla domenica scorsa alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Il taglio del nastro con i sindaci dei comuni colpiti dalla recente alluvione ha dato il via ufficiale alla 57esima edizione dell'evento che celebra il re della tavola. L'inaugurazione è stata anticipata da una cerimonia al Teatro Conti, dove il primo cittadino, Luca Lisi, ha insignito della Ruscella d'Oro la città di Pergola, che ha dovuto annullare la Fiera del Tartufo. Consegneremo la Ruscella d'Oro anche allo chef Gennaro Esposito. Questo ci fa capire quindi l'importanza di questa fiera. E avremo diversi appuntamenti nelle giornate che vanno dal 23 di ottobre al 13 di novembre, e appuntamenti con gli chef stellati che si alterneranno al nostro salotto da gustare. Ci sono diversi appuntamenti che riguardano il Museo del Tartufo, la Casa Museo di Enrico Mattei, il Museo Archeologico, una mostra d'arte contemporanea, quindi sono tutte giornate ricche. Si alterneranno diversi gruppi musicali nelle giornate della fiera, avremo la ricerca del tartufo, anche attività che riguardano i bambini, ad esempio l'attività di mani in pasta. E poi un appuntamento importante sarà nella giornata del 30 ottobre una maratona di musicale di artisti che si esibiranno gratuitamente per raccogliere fondi per il comune di Cantiano per la riapertura del teatro di Cantiano. Quindi tanto da vedere, tanto da offrire, è importante, tanto da gustare. Alla giornata inaugurale erano presenti diverse autorità provinciali e regionali, oltre ai neoeletti al Parlamento Mirko Carloni e Antonio Baldelli. L'assessore Stefano Guzzi, dopo aver ribadito l'impegno della regione per i comuni alluvionati, ha dichiarato quanto il tartufo prosperi in questo territorio grazie alla tutela dell'ambiente. Vuol dire intanto mantenere vive le consuetudini che ci sono in questi territori, cioè quella di mantenere l'ambiente integro, quello di mantenere alte le tradizioni, le culture storiche, vivere la montagna, vivere in montagna e portare avanti quelle attività storiche legate a questi territori. Poi che tutto questo diventi anche, tra virgolette, un'attività, un business, usiamo questo termine, da parte di imprese che commercializzano e di tanti tartufai, cavatori che, diciamo così, portano avanti questo tipo di attività, è altrettanto importante. Pensate che solo qui ad Acqualagna, che è un comune non tanto grande, ci sono oltre 1000 persone col patentino da cavatore di tartufi. Poi non tutti ovviamente lo fanno per mestiere, molti lo fanno magari per hobby, nei ritagli di tempo, ma è un'attività fortemente impattante in maniera positiva anche dal punto di vista dell'economia. E la Regione Marche per questo sostiene fortemente e questa fiera e questo tipo di attività legate all'entroterra, ai borghi e alla montagna, perché credo sia una grande possibilità di rilancio dei nostri territori anche in questo momento di crisi. La fiera prosegue nel prossimo fine settimana nel lungo ponte di Ognissanti per terminare il 13 novembre. Il programma completo è consultabile sul sito acqualagna.com.